Rido perché insomma stavo parlando in pubblicità con l'ospite che è già collegato e che adesso vi introduco. Apertura Wall Street, Dow Jones più 0,38%, 31.613 punti, aggiorna subito i massimi delle ultime 2, 4, 6 sedute. Standard & Poor's 500 invariato o quasi, appena sopra lo 0, 3.842 punti, anche in questo caso aggiornato i massimi, ma solo delle ultime 2 sedute. Il Dow Jones continua a essere il più performante, il Nasdaq invece parte ancora negativo dopo la seduta di ieri, della vigilia, insomma, che ha visto una spike ribassista andare ad aggiornare in qualche modo i minimi da dicembre 2020 circa, dicevo meno 0,5%, 12.569 punti. Questa è l'apertura e la partenza di Wall Street. Questo è il nostro prossimo ospite che gli amici delle fonti TV conoscono molto bene, Anna Resti Bontoi, Elevate Your Trading. Ciao Anna e grazie per essere qui con noi anche per questa maratona dedicata all'8 marzo. Giacomo, buongiorno a te, un saluto a tutti, buona festa delle donne, a tutte le donne traders in ascolto. Fantastico, hai fatto un intro migliore della mia, cara Anna, e quindi rimango subito da te per un commento a questa partenza di Wall Street, sicuramente contrastata a due velocità in controtendenza rispetto all'Europa, che invece, insomma, sta vivendo una seduta sicuramente vivace, direi brillante, con il FTSE MIB a più 2,2% e il DAX a più 1,7%. Ma con ordine, Wall Street, la tua view. Sì, allora mi aspettavo che potessero festeggiare un po' i mercati perché abbiamo avuto questa notizia del piano di sostegno degli stimoli fiscali che sono stati approvati dal Senato. Quindi però bisogna prestare un attimo di attenzione a questa dinamica perché a mio parere è una situazione un po' controversa per il fatto che da una parte questo piano di stimoli sembra, a causa del fatto che sono state cambiate alcune variabili, debba ritornare alla Camera e quindi un attimo di attenzione bisogna prestarlo. Durante questa settimana avremo nuove notizie. Dall'altra parte la dinamica dei rendimenti che erano, sappiamo tutti, che hanno ottenuto un po' testo in questo periodo, ci tiene sempre col fiato sospeso. Il mercato è tutto collegato e bisogna prestare massima attenzione, soprattutto perché abbiamo avuto un dollaro, lo sappiamo tutti, molto forti. Per quanto al Dow Jones, ti sentivo nominare un attimo prima, parto dal Dow Jones velocemente. Io sto prestando massima attenzione a questo indice, soprattutto perché nel time frame giornaliero settimanale ha segnato un paio di giornate molto brutte e ora sta viaggiando nelle resistenze perché prima non ce l'avevamo, ma ora ci abbiamo queste resistenze. Sta viaggiando in queste resistenze. La mia idea all'inizio della settimana, poi è un periodo che suggerisco a tutti di andare un po' giorno per giorno. Però la mia idea era questa, che il mercato potesse salire un pochino per 1 o 2 giorni, insomma, avere proprio questo tipo di spinta, lasciare intendere che si vada su, come siamo abituati con i mercati americani. Dopodiché è molto probabile che se non riesce, parlo in questo caso di Dow Jones, ce l'ho davanti agli occhi, se non riuscisse a superare certe resistenze, io trovo che ci sia un'alta probabilità di un ritracciamento un pochino più sostenuto. Questo perché a metà settimana abbiamo l'asta dei titoli, abbiamo la lettura del CPI e del PPI, quindi dell'inflazione. E quindi gli operatori guarderanno con massima attenzione questi dati. Riassumo dicendo, per me il Dow Jones ha delle importanti resistenze che bisogna guardare con massima attenzione, tra le quali le più importanti che trovo sarebbe bellissimo se facesse qualche spinta rialzista, anche un pochino di più, mi piacerebbe se rientrasse nell'area 31.870. Da 31.870 io aspetterei proprio con ansia se riuscisse a fare questa spinta, perché lì ci sono resistenze importanti, tiene testa il giornaliero di qualche giorno fa, il settimanale che si può vedere benissimo che è ancora sotto un settimanale un po' debole e a mio parere possibilità di ribasso ancora lo intravedo.
Questo per quanto riguarda dunque il Dow Jones. Ti chiedo anche una view sullo Standard & Poor's 500, se sei d'accordo che aggiorna i massimi delle ultime tre sedute, quindi ben distante insomma dalla performance del Dow Jones, tant'è che insomma lo Standard & Poor's 500 al momento è appena sotto lo zero, non riesce a prendere una direzione chiara, il Dow Jones quantomeno debolmente, ma insomma il segno è quello positivo. Anna. Sì, Dow Jones uguale, la situazione per me è la medesima, nel senso che io penso che sia un periodo contraddistinto da variabili che possono far sì che abbiamo di fronte dei mercati un po' ballerini indecisi, che sì, festeggiano, è normale perché 1,9 miliardi di dollari sono sempre tantissimo e sono tra i più, se non sbaglio, secondo o terzo come pacchetto stimoli approvato, quindi come valore. Quindi bisogna prestare attenzione, sarebbe una dinamica sulla quale ti direi solitamente chiudiamo gli occhi, facciamo un buy e stiamo tranquilli. Non lo possiamo fare perché abbiamo questi rendimenti che in questo periodo stanno dando un po' fastidio ai mercati e che durante, ripeto, a metà settimana ci saranno delle informazioni preziose al riguardo. Fino ad allora io penso che la possibilità sia quella proprio di rialzo e nell'immediato S&P 500 dei livelli segnati 3890, 3912, 915, che per me sono delle importanti resistenze, e successivamente 3.938. Io penso che almeno verso 3.890-3.900 questo si spinga con serenità in questo, tra oggi e domani. Io lo vedo andare, ha trovato supporto bello in area 3.800, il mercato in questo momento è felice, andiamo lì contro, andiamo lì, insomma, a favore, non contro, a favore, andiamo lì a favore, però con la massima cautela perché, ripeto, la dinamica è diversa rispetto a quella di un po' di tempo fa e quindi non ci dimentichiamo che a metà settimana ci saranno informazioni, mi sembra mercoledì o giovedì, chiunque può controllare nel calendario economico quando sono i dati sull'inflazione e sulle aste, perché lì, a mio parere, il pericolo di nuovi ribassi aumenta notevolmente. E allora, poi magari tra poco analizziamo anche la situazione del Nasdaq. I mercati peraltro stanno migliorando. Il Nasdaq adesso è vicino allo zero, mentre lo Standard & Poor's 500, come anche anticipato, si sta portando con più decisione verso il mezzo punto percentuale di guadagno. Stiamo parlando con analisti Bontoi, stiamo commentando con analisti Bontoi Wall Street, e quindi insomma abbiamo di fronte un analista finanziario donna, una trader, un analista donna, e che non capita tutti i giorni, nel senso che prima abbiamo parlato Anna con Paola Migliorino, la quale ci ha spiegato come comunque ci sia un forte pregiudizio nei confronti delle donne nell'ambito del trading e quindi insomma della finanza. Lei ci ha raccontato la sua esperienza. Ti chiedo molto brevemente di dirci il tuo di punto di vista, anche in virtù dell'esperienza professionale che hai, che stai portando avanti. Adesso insomma guidi un team che è Elevate Your Trading, che fa insomma della chat di Telegram, ma anche insomma di attività e di webinar che permette a chi è interessato a questo mondo di imparare e magari anche di iniziare questa attività. Insomma, però ecco, è particolare, insomma, quando si parla, purtroppo fa notizia quando si parla appunto di una donna trader che insomma non solo ha una propria attività, ma adesso insomma porta anche avanti un progetto, in questo caso Elevator Trading. E allora, Anna, la tua esperienza e il tuo punto di vista. Anzitutto faccio un saluto a Paola che conosco, che è una bravissima trader. Poi devo dire permettimi la parentesi, perché il Nasdaq si è poggiato su un supporto, ha detto il Nasdaq, lo devo dire ora perché ce l'ho davanti agli occhi, Vai! supporto 12.200, diamogli spazio un secondo, si è poggiato su dei massimi del 27 agosto, del 18 ottobre, del 3 novembre, che è un livello molto interessante, stop loss sotto questi massimi. E andiamo a ritrovare una resistenza almeno in area 13.190. Spero che riesca a spingersi verso questo traguardo. È bello come impostazione, visto che il sentiment in questo momento cerca di spingere da quella parte. Guardiamo un attimo che succede su questo supporto. Detto questo, torno alla tua domanda e ti ringrazio perché è sempre bello parlare di questo.
Io devo dire di essere stata un po' più fortunata perché io non ho riscontrato problematiche per il fatto che io sia donna, o quantomeno se qualcuno ha avuto qualche problema in questo, riguardo a questo, diciamo che forse lo ha detto in altre sedi davanti a me, non è mai capitato, non mi è mai successo. Io ho incontrato tantissimi traders che mi hanno sempre considerata e trattata. Almeno io ho lottato per essere alla pari, quantomeno nel lavoro, e non ho mai cercato di essere vantaggiata in quanto donna. Ritengo che sia un'attività molto seria, la quale richiede applicazione, la quale richiede serietà, la quale richiede studio, e non credo che essere donna in questa attività si possa ricevere un vantaggio, anche perché il mercato è meritocratico e non guarda in faccia nessuno, che tu sia donna o che tu abbia una provenienza più o meno agiata, non importa il mercato. Quindi in questo senso io anzi ringrazio, perché ho incontrato migliaia di traders, ho anche seguito tantissime persone, a volte la maggior parte sono maschi, che mi hanno dato fiducia, mi hanno dato rispetto, e quindi io in questo senso ritengo che non abbia fatto differenza essere donna. Quello che per me ha fatto differenza è stata l'applicazione, la volontà, devo riconoscerlo, non voglio dire che sono stata sacrificata, ma io l'ho presa con serietà questa attività e ho fatto quanto necessario per potercela fare. Questo penso che sia la differenza di questo lavoro. Ottimo, Anna, ti chiedo di rimanere in nostra compagnia perché intanto ci ha raggiunto un altro ospite che ringrazio per la disponibilità. Si tratta di Chiara Paciolla, che è una consulente finanziaria. Eccoti, Chiara, ti vediamo. Grazie anche a te per essere qui con noi. Buon pomeriggio. Ciao Giacomo, buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità. Qui parliamo adesso di consulenza finanziaria, cara Anna, quindi il tema più o meno, l'argomento è il settore, anzi scusate, è più o meno lo stesso, ma ovviamente con altre sfaccettature. E allora io faccio la stessa domanda a Chiara dopo averla fatta ad Anna, ma ovviamente per il suo settore. Consulenza finanziaria è un ambiente, è un ambito considerato maschile, maschilista? Com'è insomma essere una consulente finanziaria donna? Domanda banale, ma da qualche parte bisogna pur cominciare. Chiara. Allora, sì, la consulenza finanziaria è uno di quei settori che in Italia è ancora guidato dagli uomini. E le consulenti donna sono ancora in minoranza, poco meno del 20% iscritte all'albo. Secondo un'analisi dell'OCF, quelle autonome arrivano appena all'8%, quindi stiamo parlando di una percentuale notevolmente bassa. Negli ultimi anni sì, sono stati fatti passi in avanti importanti. Ed è emerso che in Italia le professioniste attive nel settore però sono ancora poche. In compenso però in media gestiscono portafogli più ricchi di Ah. Beh, quelli dei colleghi uomini e quindi c'è dispongono. fiducia, Chiara, c'è fiducia nei Sì. confronti della consulente finanziaria donna. Assolutamente sì. In merito a questo voglio dire che le consulenti sono abili ascoltatrici, le donne. Sì. E sotto questo punto di vista sanno diventare un punto di riferimento per il cliente. Quindi direi che in un sistema finanziario che evolve, dove il rapporto con il cliente è necessario sotto questo punto di vista, l'ascolto acquisisce un peso importante per questo. Quindi poi non va sottovalutato come dire, il rapporto ancestrale dell'universo femminile con il denaro. Beh, guarda, poi abbiamo avuto Paola Migliorino in collegamento alle due che ci diceva: Beh, a me è scattata la passione verso il trading quando effettivamente sono arrivati i primi soldini attraverso le operazioni che faceva. Ma è inevitabile, insomma, qui inevitabilmente la passione ti scatta quando vedi che sei brava nel momento in cui lo fai. E in questo caso, insomma, siamo nel caso di Paola, quantomeno riguarda questo caso. Qui,
questa cosa. Qui hai fatto riferimento in realtà in maniera diversa, ma era per completare un po' il discorso, che però te l'ho interrotto. Ti faccio finire e poi sento anche un'opinione di Anna. Sì, no, a proposito di questo stavo dicendo che appunto non ci dimentichiamo che nella famiglia patriarcale, dove i ruoli erano fissi e ben definiti, la donna badava alla casa, ai figli, e soprattutto amministrava le risorse, che poi essenzialmente è così. Cioè, io in maggioranza ho clienti uomini, ma non nascondo che le donne che sono miei clienti sono anche quelle più facoltose. Questo denota una maggior fiducia anche da parte loro. Questo mi sorprende, sai, perché tra donne c'è sempre un po' di attrito, quindi dovrebbe essere il contrario. La competizione femminile può essere abbastanza tosta, insomma. Sì, no, quindi a parte l'ascolto, dicevo, e le competenze tecniche che poi sono fondamentali, a differenza degli uomini, noi siamo più pragmatiche, più riflessive, più pazienti. E infine, lo voglio dire, mi dispiace per voi uomini dirlo, ma siamo anche molto più persuasive. Ah sì, No, beh, ma ci sta. Anna, torno da Anna Resti Bontoi e ti chiedo, Anna, ti ha sorpreso il dato che ci ha detto Chiara? Cioè, ci sono meno donne nella consulenza finanziaria, ma tendenzialmente gestiscono, no, somme maggiori, insomma, portafogli più grandi rispetto agli uomini. È una cosa che ti sorprende, che invece no? Come la vedi? Anzitutto ho avuto il piacere di conoscere Chiara di persona. Ah, carambata, quindi, scusami. Quindi ti faccio un... Ciao, Anna. Un caro saluto a Chiara. Cioè, nel senso, a me sorprende non avere un dato preciso, un dato oggettivo. Sì. Non mi sorprende il fatto che siano meno le donne, perché questo è un dato di fatto che nella finanza e tutto quello che sono attività nelle quali in qualche modo si lavora con i numeri, ci sono meno donne. Questo non lo so, forse per la natura della donna, la donna tende ad essere forse un pochino più romantica, un po' più dolce, e forse come numero riusciamo, sto parlando per grandi numeri, ad essere attratte da attività un pochino meno... dure, ecco, sì. Intendo in questo senso. Io riscontro che le donne trader che ho nel gruppo Elevator Trading sono fantastiche, sì, eh? Preparatissime, sono precise, sono quelle che meravigliano gli uomini che abbiamo nel gruppo, perché ogni giorno, ogni fine settimana, quando facciamo le analisi, sono quelle più, evidentemente in questo senso, più facoltose, come ha detto anche Chiara, e sono precise. Loro sanno che devono fare così, e sono anche quelle che seguono una ricetta con più, ecco, ci mettono meno. Diciamo che quello che io ho notato è questo, che una donna tende a sfidare meno il mercato, tende a seguire quello che è il metodo, mentre gli uomini, forse proviene dalla loro natura quella di voler essere un pochino sopra. Sì, sì, vogliono imporre il mercato, mentre invece... Di battersi con il mercato e di cercare di vincere. Il mercato purtroppo non si riesce a battere, va seguito, ma devo dire, io sono anche dalla parte degli uomini, perché io conosco tantissimi traders bravi, e spererei e mi auguro che si aggiungano sempre più donne nel trading, che sono brave, sono meravigliose, c'è spazio, è un'attività che dà tanto tempo, che permette di fare tante cose, però... ora che le donne possano avere una quantità di denaro maggiore da gestire, è un dato che Chiara conosce meglio di me. Io purtroppo in questo non so se mi meraviglio, ma trovo che possa essere un numero piuttosto soggettivo, perché bisognerebbe avere un dato proprio da capire alla fine i capitali. È vero che magari le donne gestiscono un capitale maggiore, ma gli uomini sono in un'altissima percentuale, quindi hanno poco, ma sono tanti. Alla fine sono sempre gli uomini a gestire la maggior parte del capitale. Tuttavia, tanti complimenti a Chiara, tanti complimenti. Grazie. Adesso
Adesso torno da Chiara, però intanto ci ha raggiunto in studio un'altra donna, quindi sono sempre più in minoranza, Alexandra Giorgeva, che prende il mio posto tra poco per la diretta dalle 16 alle 19, quindi Alexandra, un saluto anche a te. Buongiorno Giacomo, grazie, saluto a te e a tutte le donne che ci seguono e anche insomma a tutti i nostri telespettatori e buongiorno alle tue due donne che non sento però, eh. Esatto, non è in collegamento con Anna e con Chiara, quindi vi saluta ma non può sentirvi. Buon 8 marzo anche ad Alexandra Giorgeva, esatto, ovviamente. Esatto, buon 8 marzo da parte mia. Chiara, volevo tornare da te prima di salutarci, sì, perché mi incuriosiva un aspetto. Ti è mai capitato magari un cliente uomo o anche donna, indifferente uomo o donna, che magari si ritrova davanti appunto una scopre di avere... Di avere come consulente finanziario una donna e chiede: no, ma posso avere un uomo? Posso cambiare? È mai capitato? Ti è successo? No, però mi è capitato che mi hanno scambiato per la segretaria. Ah, eccola lì. Questo sì. Che poi è anche e una... questo capita, prego, sì, dimmi. Con parecchie colleghe. Cioè, nel senso, ti trovano al desk, all'accoglienza e ti scambiano per la segretaria. Quindi questo ci fa intuire che ancora non si sono abituati alla nostra figura. Questo poi peraltro ci riporta a una scena abbastanza famosa con una scena del film di Checco Zalone in cui entra e va a sedersi di fronte all'uomo, all'appuntato, quando in realtà sì, chi comanda nell'ufficio è la donna. Questo per strappare un sorriso. Sì. Chiara, per chiudere, com'è sì, invece il pay gap? Cioè, ok, gestite anche, vi capita anche di gestire portafogli più grandi, insomma, soldi, una qualità maggiore di investimenti sì, rispetto agli uomini, ma il trattamento economico è uguale, è inferiore? Com'è? Allora, non c'è assolutamente alcuna differenza di tipo economico, grazie a Dio, anche perché ho la fortuna di lavorare presso un intermediario, insomma, che ci permette di essere appieno consulenti finanziari autonomi. Quindi, di conseguenza, la nostra remunerazione dipende solo e soltanto dai patrimoni che gestiamo. Come si dice, a ognuno il suo. Giacomo. Quindi... Perfetto, a ognuno il suo. E allora, sì, c'è, siamo con Chiara Pacciolla che è consulente finanziario e anche, esatto, con Anna Resti Bontoi in collegamento. Cara Anna, prima di salutarci, ci dici questo dollaro così forte fin dove può arrivare? Quasi telegrafica, perché 92,20 il dollar index e euro-dollaro 1,18, insomma, è stato un mercati ballerini anche da questo punto di vista, anche sul fronte Forex. Molto molto sintetico ti chiedo, Anna. Allora, per me il dollar index sta viaggiando alla possibilità di arrivare in area 93,20, che è la primissima resistenza un po' più sostenuta che vedo. Se telegrafica di così. Perfetto. Un supporto importante area 91. Spero e mi auguro che possa fare qualche ritracciamento, ma presumo che ci saranno ulteriori spinte rialziste del dollaro. Aggiungo perché i treasury non gli daranno pace. Eh sì, il mercato obbligazionario sta facendo un po' la voce grossa in questo periodo, peraltro anche Chiara segue con attenzione i mercati finanziari, corretto? Giustamente per fare il tuo sì, lavoro non può essere altrimenti. Assolutamente sì, per forza Giacomo, altrimenti. È anche molto attiva peraltro sui social network, insomma gestisce un blog, una pagina Facebook e Instagram, quindi vi invito a seguirla e invito anche a seguire Anna Resti Bontoi attraverso grazie, le Rate Your Trading. Grazie Anna e grazie Chiara. Grazie. Ciao Anna, ciao Giacomo, grazie a tutti. Buon 8 marzo a voi, io mi fermo, Alexandra tocca a te tra poco. Assolutamente sì, tra poco partiamo, continuiamo la nostra maratona, parleremo di donne e abbiamo tantissime donne, tantissime sorprese che stanno coprendo un po' tutti i settori. Ci mancano però già i mercati finanziari, almeno a me, Giacomo. ti mancheranno, lo vedrai. Ci fermiamo allora, pubblicità, grazie per avermi seguito. Ricordatevi, oggi gli eroi non siamo gli anchor, noi anchor sono quelli in regia che si stanno facendo un discreto mazzo. A tra poco!